un giallo nella vita. Nella vita, se c'è un fallo, una cosa la fischia sempre lui. Scusa. E dove? Quale per più? Il mio compagno. Ma lui non gioca, lui ti deve poter la bambina. Sì, signore. Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. Siamo sulla Costa Ionica Regina, una trentina di chilometri dal capoluogo. E Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione, vi riferisce sulla partita di prima categoria, girone D Calabria, Borgo Grecanico, San Michele Gioia Tauro. Passo a leggere le formazioni che sono già in campo agli ordini del signor Pasquale Gatto di Lamezia Terme. Borgo Grecanico, Falcone, Scordoielo, Manganaro, Mangiola e Amonte, Ingasglo, Obinna, Nucera e Martino. Casacca nera, pantaloncini anch'essi neri, calzettoni bianchi alla sinistra dei nostri teleschermi. Borgo Grecanico, invece San Michele, Condina, Palumbo, Rosario, Ianni, Paolo, Ianni, Alberti, Mongiardo, Sacco, Sicari, Audino, Burzì e Patamia. Borgo Grecanico, casacca bianca, San Michele, casacca nera. Dico bene, Ivano Verducci è con noi, lo salutiamo. Sì, benissimo, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Il San Michele alla nostra sinistra attaccherà quindi verso destra e in maglia bianca il Borgo Grecanico. Lato mare. Lato mare, esatto, attaccherà verso monte, quindi verso sinistra. Il San Michele è una squadra del comprensorio, diciamo, di Gioia Tauro. Una curiosità, Domenico, la diciamo subito: oggi è San Michele, quindi potremmo dire che è l'onomastico di questa squadra. Pronti via? Attacca subito il San Michele, si difende con ordine la formazione di casa, imposta con i vari Scordo, Ielo, Manganaro e Mangiola. Lancio in avanti, intercetta il centrocampo pianigiano. Cerca di incunearsi. Martino, intercetta Ielo, verso Martino, si intromette Rosario Ianni, uno dei tre, gli altri due sono Paolo e Rocco. Rimessa laterale a favore della formazione locale già battuta, palla in avanti, spiove un pallone in direzione di Nucera. Ha il problema di girarsi, dice col perdere palla, intercetta il capitano della formazione Rosario Ianni, pardon, Patamia. In avanti verso Mangiola. Vediamo gli schieramenti tattici delle formazioni. Possiamo parlare di un 4-4-2 classico con variante 4-3-3 o 4-3-2-1? Sì, possiamo proprio dire che è per lo più un 4-4-2
per ora, da quello che si può vedere ora, da entrambe le parti, se non sbagliamo. Attenzione all'attacco ora del Borgo. Martino, per poco, occasionissima. Borgo vicino al gol, non era un tiro e nemmeno un cross, a metà strada. Sì, ha tirato forse, Martino pensava di favorire qualche compagno a destra, avrebbe dovuto tirare in porta, si può dire benissimo che questa è un'occasione d'oro sbagliata. La prima grossa vera occasione del match. Sì. E comunque siamo ancora all'inizio e si promette bene questo incontro, speriamo che ci lasci anche il tempo, ecco, perché mi sa che non promette bene. Attenzione ora al San Miscelli in attacco, bravo il recupero ottimo di Mangiola. Si scatapaccia in orizzontale, Falcone riesce a evitare anche il calcio d'angolo. Sì, riesce ad evitare il portiere Falcone su, si può dire che era un retropassaggio da parte di Mangiola di testa, che è riuscito a fermare Audino. Possiamo anche dire un'altra cosa, intanto che le squadre si stanno organizzando. Ah no, ecco un altro attacco, attenzione, fuori gioco. Stavo per dire che è importante anche una cosa del San Michele, questa è la terza giornata, il San Michele ha vinto fuori casa e poi ha pareggiato in casa la scorsa partita contro il Pellaro, quindi certo ancora sono poche le partite, però è una squadra da trasferta. D'altra parte Gioia Tauro è una città che ha una grossa tradizione per quanto riguarda il mondo del calcio, il gioco del calcio, ha avuto addirittura la Serie C ai tempi della buonanima di Franco Scoglio e poi ha avuto tutta una serie di squadre, terza, seconda e prima categoria, ma soprattutto promozione, eccellenza e Serie D. Sì, ancora oggi è così, la Gioiese ultimamente è riuscita a fare anche l'interregionale, la chiamiamo ancora così, la vecchia interregionale, ora è la Serie D, quindi ha delle altre squadre nelle categorie inferiori, il comprensorio, ecco, di Gioia Tauro è grande, questa è il San Michele. Se non sbaglio cominciò anch'essa a giocare con il Borgo Grecanico in terza categoria qualche anno fa e ora si ritrovano tutte e due in prima, è una bella grossa occasione per la formazione di casa, per i borghigiani. Sì, Nucera a battere questo calcio di punizione, in area fanno movimento Mangiola, c'è e poi naturalmente anche Martino, il giovane Obinna, ecco, viene cercato, però calcio d'angolo, il calcio d'angolo messa uno schema classico collaudato negli allenamenti con le torri pronte a incornare. Sì, eccolo che ancora da calcio d'angolo, un bello spiovente, Obin era pronto, non riescono a intercettare il pallone anche il capitano Sgro. Attenzione al contrattacco, buono il centrocampo, un piccolo calcetto, l'arbitro non vede. Iamonte, fallo, calcio di punizione, ecco. Possiamo dire che già sono stati tirati tre calci d'angolo da parte del Borgo, quindi per ora una supremazia territoriale, esatto. Sesto minuto del primo tempo, sempre risultato ad occhiali al Mario Simone di Melito Porto Salvo fra Borgo Grecanico e San Michele Gioia Tauro. Siamo nel campionato di prima categoria, girone di Calabria. Viene chiamato in causa il lontano Falcone, muove di qualche passo, affida la sfera a Mangiola, c'è qualche momento di difficoltà, va al dribbling con successo Iamonte, con il suo piatto cerca di mettere in movimento Ielo che si era smarcato sul settore di sinistra all'altezza della tre quarti, e una partita senza timori reverenziali né sudditanze psicologiche, giocata come si dice a viso aperto.
Sì, sì, per ora è così. Naturalmente il Borgo sembra più convinto. Per ora sta schiacciando la retroguardia, è impegnata quella del San Michele a tenere un po' a bada Obin. Attenzione, ecco, un bel pallone, poteva essere un bel pallone, non arriva però Martino. Ora cercano di imbastire un'azione la squadra in maglia nera del San Michele, parte dalla fascia sinistra. Palumbo in avanti, cerca di portare la minaccia, viene ostacolato in maniera irregolare a parere dell'arbitro il signor Pasquale Gatto della sezione di Lamezia Terme, che comanda un calcio piazzato fuori dalla formazione ospite. Sulla linea di battuta c'è Palumbo, accanto a sé il compagno di squadra Paolo Ianni, uno dei tre, gli altri due sono Rosario e Rocco. Calcio piazzato a favore dei pianigiani, arretra il baricentro della formazione locale. Sintasa l'aria, grappoli di uomini in aria, sta per partire il cross, fischio arbitrale, palla che spiove, respinge la difesa, il pallone rimane lì. Martino verso Binna, perde l'attimo giusto Binna e viene rinvenuto da Palumbo. Ancora in avanti la formazione locale, attenzione, si salva scaraventando il pallone direttamente in fallo laterale, però il gioco è fermo perché l'arbitro è andato a sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto infortunato nel corso della precedente azione. Siamo intorno al nono minuto, sempre 0-0, sarà restituito il pallone cavallerescamente, così è infatti. Un bel gesto cavalleresco, quello di restituire il pallone, solitamente nei campi avviene. Sì, sì, ultimamente in special modo avviene, anche se forse secondo me spesso si esagera con questo tirare il pallone fuori ad ogni piccolo intervento, ma comunque per ora è così, poi in seguito vedremo, è una cosa buona comunque quella di farlo. Certo, non bisogna esagerare nel perdere tempo, però c'è anche da dire che ora si vede il San Michele che gioca con un solo attaccante centrale, quindi più che un 4-4-2 è un più che un 4-4-2 è un 4-3-2-1. Ecco, intanto ora è rimasto a terra per un intervento il difensore del San Michele, è il numero 6 Martirando. L'arbitro va a sincerarsi, comunque non credo che sia, non interviene nemmeno la un tackle scivolato. Sì, tackle scivolato, però comunque si è rialzato, non è entrato nemmeno il massaggiatore, quindi non è nulla di grave. Si rialza il numero 6 della formazione pianigiana, si tratta di Mongiardo. Palla che viene scaraventata direttamente oltre la linea laterale all'altezza della panchina, rabberciata, ben traforata, ridotto come un gruviera. Stava riuscendo a completare l'opera perché purtroppo questa panchina è combinata male e quindi poteva anche come dire, completare l'opera veramente e romperla completamente. Invece ci facciamo una risata, dai, è stato un tiraccio il suo. Attenzione, il San Michele in aria, era pericolosa l'azione, comunque è stata sbrogliata, ecco, dalla difesa del Borgo che ora palla al centro del campo. Errore del Borgo, recupera malamente, questi palloni tirati così non servono alla squadra di Melito.
tanto c'è un fischio arbitrale che decreta una posizione di offside. Va a protestare in maniera vigorosa il mezzo sinistro ospite e viene redarguito verbalmente per ora dall'arbitro. Il gioco riprende con il Borgo Greganico alla manovra, un lungo lancio in avanti, non si avvede in un primo momento e poi è troppo tardi per recuperare. L'arbitro ha già fischiato, rimessa laterale a favore della formazione pianigiana. Abbiamo superato i primi 10 minuti nel corso della prima frazione di gioco. Al Saverio Spinella di Melito Portosalvo è sempre 0-0. Cambio. Attenzione. Per poco non approfittava il San Michele. Prima grossa occasione anche per il San Michele, tutto questo dopo 13 minuti e 30 secondi nel corso del primo tempo. Sì, l'uscita di Falcone stava veramente portando all'errore grave e quindi magari alla segnatura del San Michele, così non è stato, si è salvato ugualmente. Era proprio un'uscita al limite dell'area, forse ha avuto paura che andasse fuori aria magari a toccare il pallone con le mani e lo ha lasciato, non lo so se è così oppure proprio gli è sfuggito, comunque si poteva parlare di papera. Sul taccuino un'azione per parte. Sì, per ora un'azione per parte, comunque la partita la sta facendo il Borgo, per ora è ancora presto, ma sembra che abbia più intenzione di vincere il Borgo, forse ha più bisogno di punti. In effetti il San Michele ha già 4 punti, ancora non ha mai perso, mentre il Borgo deve cercare di fare più punti possibile. Il suo campionato naturalmente è salvarsi, però per ora ad un punto è in bassa classifica. Manovra la formazione pianigiana, intercetta il centrocampo locale, va al dribbling in maniera un po' avventurosa Mangiola. Recupera Ielo, Iamonte, non si intende, ha già recuperato palla Sacco, palla in avanti verso Audino. Attenzione, e inaspettatamente con una deviazione un po' fortunosa passa il San Michele, tutto questo dopo un quarto d'ora. Sì, il gol è arrivato perché... Un autogol? Sì, è stato un autogol dalla fascia sinistra, si è incuneato in aria, i difensori del Borgo lo seguivano, ecco, da lontano si può dire, perché lo hanno fatto entrare e questo il giocatore che ha addirittura il numero 18, quindi è Surace che ha segnato se non sbaglio. Beh, di solito nei campionati mondiali il gol viene assegnato all'ultimo che abbia colpito. Sì, in questo caso è stata toccata da qualche difensore del Borgo, erano in tre che lo seguivano dal lato del campo, se lo sono fatto sfuggire e questi ha tirato, è stata toccata da qualcuno e la palla è andata in rete. Qui l'errore della difesa del Borgo credo sia evidente. Vedremo ora quale sarà la risposta della formazione di casa, che ha l'esigenza di riequilibrare le sorti dell'incontro che la vedono inaspettatamente in svantaggio per una rete a zero. Il gol è arrivato, una vera iella, una sfortuna su una deviazione da pochi passi, nulla ha potuto
il portiere Falcone, che si è lanciato nel tentativo di intercettare la sfera che si è insaccata beffardamente nell'angolino basso. Sì, attenzione a questa discesa del giocatore numero 5, Yannir Rosario, era arrivato dalla sua area, si può dire, fino al centrocampo, ed è riuscito a conquistare questo fallo laterale e lo va a battere anche. Allora siamo 0-1. Ed eccolo Obinna. Ha segnato pochi secondi fa. Dalla palla. L'ultimo a tirare è stato Furaci. A Nucera. Che cambia gioco tutto dalla parte destra. Un tiro scoccato da ancora lui sbaglia Nucera, però questa volta il pallone a Burzì. Lancio per l'attacco il numero 9 Audino, viene fermato da Inga. Fallo laterale per il San Michele, che ora comincia ad organizzarsi meglio. Anche in attacco ci sono 4 giocatori pianigiani. Recupera il Borgo, attenzione Nucera, fallo su di lui a centrocampo, calcio di punizione per il Borgo, viene battuto immediatamente, c'è Ielo sotto la nostra tribuna ed eccolo che riceve il numero 3 del Borgo. Binna attende, eccolo Binna, lancio lungo, non è fuori gioco, ottimo sulla fascia destra, Nucera tira, un tiro però troppo debole, viene recuperato la palla poi dal San Michele, di nuovo dal Borgo e si perde in fallo laterale per il San Michele, questo fallo laterale. E sì, come dicevamo, il San Michele gioca con un attaccante più avanzato che il un ragazzo Audino. Fallo laterale ora battuto dal San Michele, viene messa di nuovo in fallo laterale la palla per il Borgo, batte Ielo dà a Mangiola, questi cambia completamente gioco sempre dalla parte della difesa con Inga, che cercava di servire Manganaro ma recupera il San Michele, ancora troppi palloni buttati così a centrocampo, lo recupera Palumbo del San Michele, ma palla in fallo laterale, l'autore del gol è il Surace. Sempre 0-1 al Saverio Spinella di Melito Portosalvo, siamo giunti al 20esimo. La reazione non c'è stata da parte del Borgo Crecanico, che evidentemente ha accusato il colpo. Sì, ancora si è spenta dopo quei primi 10 minuti in cui aveva fatto sua la partita, fino a quel momento aveva preso il campo più che ha fatto sua la partita. Il Borgo ancora non si è organizzato, ora sta anche sbagliando dei facili passaggi. Stiamo attenti ora a questo attacco di Burzi, l'attacco Audino, recupera Ielo. Si era detto di una squadra, il San Michele, che è venuta al Maro Simone per ottenere almeno un pareggio per rimpinguare la sua già notevole classifica. Sì, sicuramente il San Michele è una squadra che conosce la categoria rispetto al Borgo, che invece è una matricola, però sicuramente ha più voglia, ecco, di ottenere i 3 punti, dovrebbe averle il Borgo Crecanico. Il San Michele potrebbe stare bene il pareggio, ma la vittoria, ecco, ora che la stanno ottenendo, non se la lasceranno sfuggire facilmente, ecco, sicuramente ci sarà da divertirsi
Si ricorre a tutti i trucchi del mestiere per perdere tempo, per spostare il pallone, eccetera, eccetera. Esatto, e questa è anche l'esperienza di cui ti dicevo prima. Il San Michel ha dei calciatori che hanno maggiore esperienza. Ti voglio fare notare la Nucera del Borgo Greganico, che sta dando l'anima in campo, ce la sta mettendo tutta. Mi piace la grinta, ecco Binna solo. Un bellissima era questa azione, però ha avuto una palla gol incredibile, poi ha tirato forte, troppo forte, forse magari poteva anche appoggiarla in rete, era, si può dire che è un quasi gol. La risposta dopo 6 minuti dal gol del vantaggio ospite. Ecco perché ti dicevo che il Borgo non si lascerà surclassare, ecco, dal San Michele. Questa è la prova. Obinna ha fatto una bellissima azione assieme a Nucera. Questa è un'occasionissima, diciamo la verità. Obinna avrebbe potuto anche appoggiare a rete, invece ha provato un tiro. Un tiratore si è fatto male, il suo stesso compagno di squadra, Gianni Rosario, ha colpito con, naturalmente senza farlo apposta, il suo compagno di squadra Sacco, calcio di punizione per comunque il San Michel, si è rialzato Sacco senza alcun problema. Stavo dicendo che Obin ha avuto un'occasionissima, ha fatto un tiro proprio troppo forte, avrebbe potuto appoggiarla. Peccato, possiamo dire, per i melitesi. Comunque la formazione pianigiana si spinge in massa in avanti alla ricerca del gol del KO. Sì, è naturale che con un 2-0 il Borgo avrebbe ancora più la strada in salita, però così sarà la partita. Il Borgo tenterà di pareggiare e quindi si farà sempre più in avanti, mentre il San Michele cercherà il gol in contropiede. Ecco, calcio di punizione era a centrocampo, l'arbitro è il signor Gatto di Lamezia, abbastanza giovane sembra, comunque non ci sono state delle cose eclatanti, ma mi pare che sta tenendo bene la partita. Questi conti li tireremo più in là. Ora intanto siamo giunti al 24esimo del primo tempo, a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo è sempre 0-1, l'unico gol della partita, se così possiamo chiamarlo, perché si tratta di un'autorrete, è stato segnato da Surace su una sfortunata deviazione da pochi passi che ha ingannato l'uomo ragno Surace, Falcone. Sì, lo ha ingannato. Attenzione che ora Obinna ha preso palla, Nucera, bravissimo, viene tenuto, ecco, non riescono a, è stato ammonito, è stato ammonito Burzì, è proprio davvero in giornata, Nucera sta dando filo da torcere a tutti, è bravo questo Nucera, speriamo per il Borgo naturalmente che possa dire la sua. È stato fermato ed è stato fermato fallosamente da Burzì ed è stato ammonito. Ti volevo anche dire, io ho notato che comunque in difesa c'è incertezza, in difesa del Borgo, anche l'azione precedente in aria il San Michel è riuscito a colpire anche la palla di testa facendo come da assist, si può dire, per i suoi compagni, non è arrivato nessuno, ma questi sono degli errori della difesa, dovrebbero avere più, di essere più attenti, una marcatura magari più stretta in aria. Lancio e il portiere blocca, anche se in difficoltà, Condina, portiere del San Michel. Non sta facendo le barricate la formazione ospite, e d'altra parte la squadra di casa non sta schiacciando proprio l'acceleratore a tavoletta. No, ancora no, ancora no, ma ha avuto, se contassero, ecco, le occasioni, possiamo dire che il Borgo ne ha avute due nette proprio, il San Michel anche ne ha avute due, una l'ha messa dentro, l'altra
anche loro hanno sbagliato, ma sotto l'aspetto del possesso palla credo che il Borgo sia per ora abbia la meglio sul possesso palla, però bisogna stare attenti a queste ripartenze. Eccolo l'autore del tiro che poi ha portato al gol, Surace, sulla fascia sinistra, sempre la sua, quella in cui prima si era poi incuneato in aria ed è riuscito a farsi, come dire, deviare, ecco, il pallone in rete, e bisogna stringere su quella marcatura da parte del Borgo, che comunque li prova, ecco. Penso che le armi per poter pareggiare li ha. Obinna ha tentato un colpo di tacco, è riuscito. Una finezza, ormai il tacco sta diventando un classico nel campionato di Serie A e anche B. Sì, lui lo ha fatto naturalmente a centrocampo, però è riuscito il suo intento, quello di recuperare un fallo laterale che comunque è già stato battuto. Tocca forse con la mano Manganaro, ma la palla gli è saltata, l'arbitro lascia proseguire. Martino, fallo laterale per il Borgo Creganico. Tutto questo dopo 28 minuti nel primo tempo, sempre 0-1. Sì, sempre 0-1, però in attacco ora il Borgo. Vediamo che questo fallo laterale in aria, ci sono il solito Nucera e Obinna. Bisogna mettere questa palla in aria, non bisogna provare il tiro, secondo me. Comunque riparte il Borgo da Iamonte. Obinna scambia, ottimi questo torello, come si può dire. Bello il pallone per Ielo, non è fuori gioco, Ielo può crossare. Anticipato Nucero, ecco, vedi la differenza tra, voglio dire, dalla difesa stanno più attenti i pianigiani in difesa a controllare Nucera, lo hanno capito che è un giocatore che bisogna stargli in due. Siamo intorno alla mezz'ora, sempre 0-1, rimessa laterale per gli ospiti, un colpo di testa da parte di Elo, intercetta Burzì, mette il pallone a terra, osserva il piazzamento dei compagni, avanza palla al piede Palumbo, che ha licenza di sganciarsi sulle fasce, è un finto terzino, finisce a terra un giocatore di casa. Ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dall'arbitro a favore della formazione nel Borgo Creganico. Borgo sotto di una rete, cercherà ora di riequilibrare le sorti dell'incontro, si spinge in avanti, sono 21 giocatori oltre la metà campo, sulla linea di battuta c'è capitan Alberto Sgro, opta per il passaggio laterale verso Obinna, mette il pallone a terra Ielo, va al cross, urlo tarzanino da parte dell'uomo ragno pianigiano, che si arrampica, prende proprio l'ascensore delle torri Petronas e va ad abbrancare. Attenzione, Nucera sradica il pallone, grossa occasione, perde l'attimo buono, ritorna sui suoi passi, porta sguarnita, Obinna, e fallisce un gol grande come una casa. Si sente il pubblico che giustamente era comunque anche divertito per questa azione, veramente bravo Nucera, è un portento, questo giocatore mi piace tantissimo, è andato a prendere palla appena fuori l'area del San Michele al difensore, gliel'ha proprio strappata dai piedi, poi si è inventato, ecco, un passaggio eccezionale per Martino, di nuovo la palla a Nucera. Nucera, se non sbaglio, con un colpo di tacco da Obinna, che è a porta sguarnita, prova stavolta il tocco facile e la palla sfiora il palo ed esce fuori. Fa la barba al palo, come si dice, shampoo, frizione, capelli. È bellissimo questo,
barba e capelli veramente al palo. Obinna stavolta forse ripensando al gol che aveva sbagliato prima con il tiro forte, questa volta la piazza, ma non gli riesce il tocco da biliardo. Domenico, il risultato lo posso dire ora, è bugiardo. Il Borgo avrebbe almeno dovuto segnare un gol, se lo meritava. Continuiamo a vedere questo incontro perché mi sta piacendo. Viene scaraventato per le terre senza tanti complimenti il più pericoloso degli avanti locali, cioè Obin Nwankwo Emeka. Eh sì, è un bravissimo ragazzo, lo hanno sicuramente scoperto dall'anno scorso. La scoperta è del talent scout Antonio Cormaci. Sì, lo ha scoperto già dall'anno scorso, se non sbaglio aveva già cominciato a segnare. Si fa anche piace molto anche al pubblico. Cade in aria, ora è un colpo di testa del capitano, però la palla arriva al portiere smorzata. Sì, questo non avrebbe, poteva essere soltanto un passaggio per qualcuno che si incuneava, ma come dicevamo Binna è caduto, no? Ma non credo ci fossero le condizioni per il rigore. È una partita veloce, senza tatticismi, ne beneficia lo spettacolo. Sì, è veramente, ora la partita è piacevole. Il Borgo sta facendo di tutto per poter pareggiare in questo primo tempo. La gente si sta anche divertendo, ci sono molte presenze, abbastanza rispetto all'anno scorso. Il Borgo viene seguito di più naturalmente. Ora un bel pallone per Nugera che stavolta è sulla fascia sinistra, potrebbe solo crossare, però vediamo, quasi raddoppiato, riesce a recuperare la retroguardia, però sono in difficoltà i giocatori pianigiani. La palla arriva, entra in aria, toccato, l'arbitro fischia e dà il calcio di punizione. Era dentro o fuori? È un episodio da moviola. Sì, certo, ora noi potremmo dire la qualunque, sicuramente è caduto in aria, però non era ancora in aria. Bravo! Non credo fosse rigore, ora le immagini poi ci diranno, però intanto c'è un cartellino per l'autore del gol, il secondo della serie, il primo era per Burzì. E questo fa vedere anche, siamo ormai quasi al 34esimo già, quindi due ammoniti da parte del Saint Michel. Questo sta a significare che il Borgo sta giocando. Lo specialista Nucera sulla linea di battuta. Eh sì, ho detto, ormai non mi nascondo che mi piace Nucera come sta giocando. Vediamo cosa riuscirà a fare. Intanto il Saint Michel si prepara con 5 in barriera, ben coordinati da Condina. Sono Condina. Addirittura anche uno del Borgo, quindi viene affiancato da un altro del Saint Michel, quindi sono 6 del Saint Michel e uno del Borgo in barriera. Qual è l'idea? Quella di far di tirare dove c'è, bello il tiro, poteva, ma la barriera si è spostata di almeno un metro. Sì, in avanti, cioè, naturalmente qua forse non hanno quello spray gli arbitri per poter fare la linea, bisognerebbe farsi rispettare un po' di più. Calcio d'angolo 35esimo, calcio d'angolo per il Borgo. Si spinge in aria qualcuno, l'arbitro lascia e la palla passa davanti all'area piccola del portiere. Calcio d'angolo ora dall'altro lato, prima era dalla parte destra, ora dalla sinistra. Si potevano stare gli estremi di un calcio di rigore anche in questa occasione da Maviola. L'arbitro ha optato per il calcio d'angolo, andremo a vedere. Solito grappolo di uomini in aria, parte il cross, deviazione e non riesce
nemmeno in questa circostanza per il rotto della cuffia a deviare da due passi, altra grossa occasione per il Borgo che sta crescendo. Sì, sì, sono già due volte, prima col calcio d'angolo precedente la palla ha attraversato tutta l'area piccola del portiere, ora anche questo era ancora più, bastava soltanto un piccolo tocco di qualcuno anche dei difensori del Saint-Michel per poter fare la frittata. Ma così non è stato, il Borgo cresce, il Borgo ha un maggiore possesso palla, ha avuto più occasioni, il Borgo sta avendo più calci d'angolo, sta avendo più occasioni sprecate, non merita di essere sotto, però vediamo, il calcio è così, per ora il Saint-Michel sta vincendo. Certo, non bisogna dire che sta rubando la partita, ma sta vincendo con merito perché è riuscito a mettere dentro le occasioni, a sfruttare l'occasione. Non contano i pali, le traverse, i rigori mancati o non assegnati, conta chi mette il pallone dentro. È così, questo è il gioco del calcio, è così. Quindi spesso uno può recriminare, o non è che siamo come quando si giocava da bambini che contavano anche i calci d'angolo o i pali e le traverse. Qui bisogna mettere la palla dentro, bisogna essere, questa è la prima categoria, bisogna saper mettere la palla dentro, bisogna saper segnare. Se Michel sta creando le sue occasioni, adesso usufruisce di un calcio d'angolo. Eh sì. Il Saint-Michel calcio d'angolo in aria, sono in due, colpo di testa, però viene sfiorata, la palla va a finire dall'altro lato del calcio d'angolo. Ci sono delle proteste nei confronti dell'arbitro, flebili proteste, niente di che. E deve cercare di spazzare questo pallone, in effetti alla meno peggio, a centrocampo. No, è un pallone tirato così, non serve a nessuno, né alla beltà del gioco né alla squadra. Tirato in avanti Inga, ma la palla è uscita fuori, quindi riparte proprio dalla linea centrale del campo all'altro lato rispetto a dove siamo noi, il Saint-Michel. 38 minuti e 25 secondi nel corso della prima frazione di gioco, non è cambiato il risultato al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Intanto è rimasto dolorante a terra un giocatore del Borgo Greganico, arriva l'arbitro a sedare l'inizio di una rissa, proprio a spegnerla. C'è un lungo lancio verso Obinna, entra in aria, cross di Obinna e Amonte va al tiro. Oh, attenzione, fuori gioco. Anche su questo fuorigioco ci sono dei dubbi di rientro. Ebbene, i dubbi ci sono specialmente per noi che siamo qua, ma in queste categorie non essendoci nemmeno il guardalinee è difficilissimo per l'arbitro. Obinna è un po' è rientrato, ecco, ma non credo che ci fossero tanti dubbi, non hanno nemmeno protestato molto. Credo che questo fuorigioco sia giusto. Attacca il Borgo Greganico alla ricerca del gol del pareggio, si spinge in avanti con tutti gli organici, difensori, centrocampisti e attaccanti. C'è un tocco di Amonte indietro verso Mangiola, Alberto Sglo sciorina verso Obinna, circondato da un paio di avversari, finisce col perdere palla ma guadagna una rimessa laterale sulla tre quarti. Spinge adesso con tutti gli organici la formazione di casa alla ricerca del gol del pareggio. Sì, questo è stato grazie ad Obinna che è riuscito a mettere pressione a Rosario Ianni, e questi non ha potuto fare altro che cercare di allargarsi e ha mandato la palla in fallo laterale. Fallo laterale che è ottimo qua, eccolo, Obinna può crossare, Ielo lo fa, recupera la retroguardia nera del Saint-Michel. Questa maglia ricorda tanto le maglie di un tempo, Domenico, tu forse hai più esperienza, se non sbaglio a me è sempre piaciuto questo discorso delle maglie e dei colori delle maglie. La maglia nera l'aveva il Casale negli anni
negli anni 20, negli anni 30, una squadra che vinse anche uno scudetto, non so se ora è fallita. Poche squadre hanno le maglie tutte nere, nel calcio almeno. Un'altra grande formazione con le maglie nere è nel rugby, e sono gli All Blacks, i cosiddetti All Blacks della Nuova Zelanda, i New Zealand del rugby. Qui siamo giunti al 41esimo del primo tempo, sempre 0-1 per l'unico gol messo a segno da Surace su deviazione di un difensore locale che ha beffato l'incolpevole Falcone. La reazione della squadra di casa c'è stata, le occasioni da rete sono fioccate, non dico come la neve a Courmayeur e Madonna di Campiglio, ma certamente una serie di occasioni da rete. Ivano Verducci. Sono bellissime queste parole che dici, perché in effetti è così, le occasioni da rete sono fioccate per il Borgo, però si ritrova a zero, non ha segnato ancora. Ti voglio fare notare un'altra cosa, hai visto ogni volta che la palla arriva a Nucera viene raddoppiato, e se riesce a liberarsi qualche piccolo calcetto gli viene dato. È la storia di tutti quelli che hanno una superiorità tecnica. Attenzione, da solo al centro dell'area Falcone, fallo Falcone. Se Michele vicinissimo alla marcatura sarebbe stato il 2-0, un gol da KO. Sì. Indecisione anche in questa circostanza della difesa, un po' ballerina. Sì, sì, e psicologicamente avrebbero mandato KO il Borgo, perché non meritava, per ora, da quello che si sta vedendo, non merita di andare sotto di due gol. È riuscito a salvarsi perché si è ritrovato da solo davanti all'area Rosario Ianni, la palla gli è andata sullo stinco, ecco, ed è andato un po' più avanti, Falcone si è tuffato, poi... C'è anche un altro cartellino giallo. Sì, le proteste, il Borgo chiedeva forse un fuorigioco. Le proteste, Gianni Rosario ha fatto fallo poi nei confronti di Falcone, torniamo a dire, quindi l'arbitro ha fischiato. Falcone comunque è riuscito a fermare questo attacco che avrebbe potuto tagliare le gambe al Borgo, non le gambe, ma comunque psicologicamente avrebbe cambiato la partita. Recupera di nuovo Nucera, ecco, stavolta non è coadiuvato da Martino. Quanto può pesare nell'economia della gara l'assenza dell'infortunato Martino 2? Eh sì, sicuramente Martino 2, come dici tu, avrebbe dato, se non altro, più mordente forse, e qualche tocco più preciso, ecco. Quello che manca è la precisione nei tocchi. Quinto fallo subito ma non siamo nel basket, da Nucera. Sì, no, è un continuo, quando salta l'avversario viene fermato in qualche modo, e anche l'esperienza così è il migliore della squadra, loro se ne sono accorti e cercano di fermarlo in tutti i modi. Sta dando l'anima, è il migliore per ora, diamo la palma di migliore per ora a Nucera. Calcio di punizione, comunque sono addirittura vi sono in sei del Borgo nell'area, il cross di Ielo a tagliare e niente, la palla viene ripartenza del velocissimo San Michele, l'attacco è Audino, se ne deve andare dalla fascia destra, viene portato dal capitano Sgro e riesce ad ottenere un fallo laterale, comunque respira il San Michele che era un po' schiacciato ultimamente. 45-22, l'arbitro indica il recupero. Sì, se non sbaglio ha indicato 3, quindi 3 minuti di recupero. 3 minuti di recupero dovuti a, non lo so, ai gol forse. E vabbè, non ci sono state tante interruzioni, forse il recupero di più si dà dopo, però. E qua qualche parola da parte della panchina del Saint-Michel, se la prende coi suoi giocatori, c'è qualcosa che loro vedono non va bene. Calcio d'angolo, comunque torniamo a parlare dell'incontro, calcio d'angolo per il Saint-Michel.
grappolo uomini in aria, l'arbitro va a posizionarsi in una zona ottimale, salta a vuoto l'attaccante del San Michele e c'è un calcio piazzato a favore della squadra pianigiana. Quando siamo ormai in chiusura dei primi 45 minuti di gioco, si stanno giocando gli ultimi scampoli, il San Michele tenta di mettere il risultato in cassaforte. Calcio piazzato, arretra il baricentro della formazione locale, l'arbitro va a contare i passi. Grossa occasione per la formazione pianigiana, arrivano le torri, parte il cross, si inarca l'uomo ragno locale e riesce, e proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 0-1, l'unico gol, ricordiamolo, è stato messo a segno da Surace, almeno abbiamo assegnato la paternità nonostante la deviazione al giocatore che abbia colpito per ultimo. Ha diretto il signor Pasquale Gatto di Lamezia Terme, vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra un quarto d'ora per la telecronaca del secondo tempo.